Ragazzi, benvenuti alle ricette di Tony. Buonasera a tutti. Ragazzi, abbiamo fatto un po' di impasto oggi pomeriggio. La verità, ci facciamo una bella pizza con le scarole, che già abbiamo fatto le nostre scarole nel pomeriggio con le olive, diciamo la pancetta, un po' di casino. Quindi ora andiamo a stendere la pasta e ci facciamo questa pizza, devo dire la verità, con le scarole. Va bene, ragazzi? Buonasera a tutti. Fa freddo, quindi ci facciamo questa pizza con le scarole. Va bene? Un attimo solo che prepariamo tutti gli ingredienti. La pasta è inutile che vi faccio vedere l'impasto, che già li avete gli impasti. Va bene? Nel frattempo sta giocando pure il Real Madrid, eh? A più tardi. E stiamo stendendo la pasta in questo modo qua. Un po' la pasta, a questo punto dopo ci mettiamo le nostre scarole sopra in questo modo qua. Facciamo due strati. A questo punto prendiamo la scarola e la mettiamo un po' nell'impasto, quindi visto che c'è un bel po' di impasto, quindi faremo anche dei calzoni, perché comunque abbiamo fatto 1 chilo di impasto. E quindi a questo punto facciamo pure un paio di calzoncini. Mettiamo per bene tutta la nostra scarola all'interno. Se avete pure un po' di mozzarella lo potete mettere tranquillamente. Va bene, ora mettiamo l'altra sfoglia sopra, ci tiriamo l'altra sfoglia e chiudiamo. Ragazzi, a questo punto abbiamo messo l'altro strato sopra e ci mettiamo pure un filo d'olio. No, il mano sfida, Noi ci mettiamo pure un filo d'olio. A questo facciamo un punto po' qua stiamo mettendo l'olio, così si ammorbidisce pure un po' e verrà un po' più di crosticina colorata. Vedete? La stendiamo tutta per bene la nostra pizza. Bene, poi andiamo in forno, prepariamo pure queste altre due e ci vediamo al momento che andiamo in forno, dai. Ok, con le ricette di Tony. Ragazzi, allora, ecco qua. La pizza l'abbiamo fatta e abbiamo fatto anche i nostri calzoni in questo modo qua, ci siamo messi. Abbiamo messo due semi di sesamo sopra e gli altri normali, quindi andiamo in forno e li andiamo a cuocere per una ventina di minuti. Il forno alla massima temperatura, ovviamente il forno che io ho in casa arriva a 250, quindi lo mettiamo al massimo e li facciamo cuocere. Quindi poi ci vediamo dopo per il resoconto finale, come sono venuti i nostri calzoni e la nostra pizza. Va bene? A più tardi, ragazzi, dai. Ok? A dopo. Voilà, ragazzi, il nostro calzone, eccolo qua. Si è fatto, la pizza sta ancora nel forno che si sta finendo di fare. E niente, eccolo qua, vedete? Bella, eh? Con i semini di sesamo sopra. Ora lo assaggiamo pure in presa diretta, anche se bolle, eh? Vediamo un po' com'è. Buono, molto buono. Vabbè, la pizza è in forno. Appena la pizza esce ve la faccio vedere e ci salutiamo. Va bene, tutto buono. Dietro di me c'è il jamon serrano, eppure è un articolo di altissimo livello. Un jamon serrano che avete già i video che abbiamo fatto precedentemente e anche i video del chorizo e quant'altro che abbiamo fatto. Ok, questo è il calzone con le scarole e i semi di sesamo. A più tardi che vi faccio vedere la pizza finita. E la pizza, eccola qua. Bella, bella dorata. Eccola qua. I calzoni già sono spariti, ci siamo mangiati già tutti quanti, ne è rimasto solo uno. Va bene, ragazzi, questa è la pizza. Quindi al prossimo video con le ricette di Tony.
per quanto riguarda la rubrica Travel Tony, saremo un po' in giro, faremo un po' di travel food e quant'altro. Va bene, al prossimo video. Ciao ciao a tutti e buon appetito con le ricette di Tony. Quasi sbadiglia.